C'è da attendere ancora fino all'8 gennaio per conoscere la sentenza della Corte di Cassazione sulla strage di Viareggio. I giudici della quarta sezione penale hanno infatti rinviato a quella data, subito dopo le feste, l'ultima udienza necessaria prima di ritirarsi in camera di consiglio ed emettere a stretto giro la sentenza definitiva. Non sono bastati 4 giorni di lavori programmati in aula per arrivare alla decisione finale, per questo è stata individuata la prima data utile e disponibile. A metà pomeriggio di sabato, infatti, è terminata la quarta e ultima udienza prevista, in cui sono stati ascoltati anche gli ultimi 4 legali difensori degli imputati, fra cui Armando Dapote, avvocato di Mauro Moretti, condannato in primo e secondo grado a 7 anni di reclusione. Ancora 1 mese di tempo, dunque, per sapere se la Suprema Corte accoglierà le richieste fatte dalla Procura Generale mercoledì in apertura di processo, in particolare l'annullamento della condanna per l'ex AD di FS RFI con il rinvio ad un processo bis in appello a Firenze. Collegato in diretta su Noi TV a Dido venerdì sera, Marco Piagentini, presidente dei familiari delle vittime, è apparso fiducioso. Probabilmente si sono presi un tempo per approfondire temi che sono talmente delicati e talmente importanti, e comunque sia le carte da studiare sono veramente tante, e oltretutto sono state inserite nuove carte durante questo dibattimento, che probabilmente si sono presi un tempo giusto per poter decidere con veramente la capacità di far emergere la verità, come abbiamo sempre chiesto. Voi avete fiducia nella giustizia? Sì, altrimenti non saremo qua. Altrimenti non saremo qua. E noi crediamo fortemente nella giustizia e ci battiamo perché la verità, che è quella che è successa a Viareggio, che tutti noi sappiamo, sia la stessa che coincida con quella di un tribunale. Parti civili nel processo, oltre ai familiari, anche il comune di Viareggio, la provincia di Lucca e la regione toscana, rappresentata dall'assessore ai trasporti Stefano Baccelli. Apprezzo il fatto che la Corte di Cassazione si dia del tempo ulteriore per valutare e mi auguro argomentare nella conferma dei giudizi di primo grado e di appello.